Allora Felice, secondo pareggio in trasferta, soprattutto nel secondo tempo abbiamo visto un Parma che ha faticato molto a creare azioni da gol. Tu da attaccante, prima da fuori e poi da dentro, come l'hai visto? Ma è sempre difficile giudicare, diciamo, una prestazione guardando soltanto la singola partita, però penso che siamo in crescita soprattutto dal punto di vista tattico, dove comunque stiamo assimilando dei concetti che erano nuovi, ci sono tanti giocatori nuovi che sono arrivati all'inizio dell'anno, quindi bisogna trovare insomma, la giusta alchimia, le giuste soluzioni tattiche per cercare di oliare i meccanismi. Poi dal punto di vista fisico è normale che non siamo ancora al massimo, quindi cresceremo pian piano. Ecco, dal punto di vista fisico, tu personalmente come stai? Anche tu sei in crescita, immagino, dal punto di vista della condizione. Vabbè, è normale che per struttura sono un giocatore che va in forma in ritardo rispetto agli altri, però penso di essere già a un buon punto. È normale che per essere al top manca ancora qualcosina, ma parlo proprio a livello generale, non solo per quanto mi riguarda. Speriamo di raggiungerlo presto e nel frattempo di continuare a fare dei punti. Ecco, sei uno dei giocatori più esperti di questa squadra, hai cambiato diverse compagini, diversi allenatori, schemi, piazze e ambienti. Ci sono un po' di preoccupazioni, no? Anche magari nei tifosi, nell'ambiente Parma, in quelle che sono le prestazioni. Dall'altro, la tua esperienza, ritieni che sia invece una situazione comunque tranquilla, che ci sia possibilità di migliorare anche in fretta e che magari ci si sta fasciando un po' troppo la testa, oppure effettivamente il Parma ha ancora qualche problema di troppo? No, beh, sicuramente dei problemi ci sono evidenti, però si superano, come ho detto prima, con il lavoro quotidiano, perché è l'unico modo per cercare di trovare delle soluzioni da tutti i punti di vista per migliorare il gioco, per migliorare l'aspetto fisico e quindi per migliorare le prestazioni. Quindi è normale che non possiamo dire di essere a buon punto, però sicuramente dalla mia esperienza posso dire che è un avvio di campionato secondo me molto positivo per molti aspetti. Senti, queste due panchine riguardano proprio la tua condizione fisica o scelte tecniche? No, penso che riguardino scelte tecniche, insomma, perché comunque è l'allenatore che guarda durante la settimana e quindi è lui che fa delle scelte, come è ovvio che sia. È normale che a tutti quanti piacerebbe giocare, però siamo dei professionisti e quindi dobbiamo anche essere a disposizione dell'allenatore e del gruppo di quando si è chiamati in causa. Però come dicevo prima, mi piace guardare il bicchiere mezzo pieno, perché sicuramente iniziare in tre partite e non subire mai gol è già secondo me un buon punto di partenza per questa categoria. C'è da lavorare tanto, c'è da migliorare tanto, però penso che per la qualità e per la caratura della squadra presto raggiungeremo un ottimo stato di forma. Anche perché a Pollone ha a disposizione tre prime punte importanti, oltre a De Vacco, Calaiò e anche Guazzo, che magari è un po' più difficile far convivere. Hai detto tu, è normale che insomma, avendo questo tipo di giocatori la concorrenza è alta, però penso che tutti i giocatori che hai citato, anche quelli che magari in questo momento sono utilizzati, mi viene in mente Melandi, vengono in mente anche altri giocatori che magari hanno trovato pochissimo spazio, secondo me sono dei giocatori utilissimi alla causa, perciò penso che la società abbia messo a disposizione dell'allenatore un ottimo gruppo sia di calciatori che di ragazzi. Cerchiamo di fare del nostro meglio per incominciare a volare quanto prima. Senti, adesso arriva il Venezia, che è considerato un'altra favorita di questo girone. Forse tornare in campo subito fa anche bene, no? Ma sicuramente sì, insomma, questa è una partita importantissima, sappiamo l'importanza dell'avversario, come noi hanno costruito una squadra per vincere, come noi stanno incontrando delle difficoltà, come è normale che sia in questa categoria, perché è una categoria molto particolare dove gli avversari giocano contro il Parma, contro il Venezia, insomma, quindi preparano una settimana tra virgolette particolare e puntualmente quella dopo poi perdono, quindi queste insomma sono delle piccole riflessioni che si fanno da anni. È normale che noi come il Venezia siamo delle squadre tra virgolette candidate alla vittoria diretta e quindi sarà sicuramente una bellissima partita. Senti, un'altra cosa, parlando di schemi e di tattiche, se gli esterni non arrivano sul fondo, anche per voi attaccanti diventa difficile. Il gol che non è stato dato è arrivato dall'unico cross vicino alla linea che il Parma ha fatto ieri. Sì, la tua analisi è giustissima, insomma, è normale che giocando col 5-3-2
si devono sfruttare molto le fasce grosse degli esterni, però come dicevo prima non si può volere tutto e subito. Secondo me si è ripartiti dal gruppo dell'anno scorso, che comunque è un gruppo che ha vinto il campionato a mani basse, ci si confronta con un'altra categoria, sono stati inseriti dei giocatori e c'è bisogno del tempo per cercare di oleare tutti i meccanismi, sia tecnici che tattici. È normale che è un modo nuovo di giocare anche rispetto all'anno scorso, perché mi sembra che non era mai stato utilizzato il 3-5-2, il 5-3-2, non so come lo vogliamo chiamare. E quindi c'è tanto da fare, è normale. Come hai detto tu, giocando magari anche in questo modo bisognerebbe sfruttare di più i cross degli esterni, magari gli inserimenti anche delle mezzale. Quindi stiamo lavorando per questo, insomma, per cercare di essere quanto prima una squadra che si riesce ad imporre dentro e fuori casa. Senti, prima dicevi ci sono dei problemi evidenti, no? Quali sono nello specifico quelli che comunque devono essere risolti secondo te il prima possibile? Vabbè, è problemi evidenti nel senso che magari non reggiamo ancora la partita a livello fisico tutti i 90 minuti, e ci può stare, perché come noi magari anche altre squadre, visto che siamo tra l'altro una squadra molto fisica secondo me, perché abbiamo dei giocatori strutturalmente in tutti i reparti, insomma, che hanno bisogno tra virgolette di un po' più tempo per entrare in forma. Poi è normale, come dicevo prima, che utilizzando un metodo di gioco che non si utilizzava neanche l'anno scorso, si è ripartiti cercando di trovare delle soluzioni tattiche nuove per assimilare gli schemi, per assimilare delle soluzioni, i movimenti. Comunque c'è bisogno di tempo. È normale che più ci si allena, più si va avanti nel tempo, si migliorerà. Pensare di poter giocare con un sistema di gioco nuovo, con tanti giocatori nuovi inseriti in quel sistema, e avere già a settembre, dopo un mese di lavoro, dei meccanismi perfetti, oppure una squadra che riesce ad imporsi per 90 minuti dentro e fuori casa, penso che era impensabile, soprattutto in questa categoria dove comunque bene o male troveremo delle squadre organizzate e dove si troveranno di fronte comunque dei buoni giocatori. Ieri avete fatto uno spezzone con il 3-4, 1-2, un altro con due punte, con due mezze punte dietro di te. Come ti sei trovato? Dove preferisci? In che schieramento preferisci? No, beh, io come giocatore sono una prima punta, quindi indipendentemente dal modulo di gioco, diciamo, sto bene nel 4-3-3, nel 5-3-2, posso giocare in questo tipo di gioco. È normale che in questo momento magari sopportare le due punte, come diceva prima, lui, era per una squadra diventa magari un po' più difficile. Però proveremo a coesistere, proveremo a cercare di riuscire a giocare in più moduli, perché comunque sarà importante anche a seconda delle partite variare la disposizione in campo, perché magari ieri, come è successo anche con Mezzane, magari a un certo punto della partita devi rischiare qualcosa in più, e quindi c'è bisogno di cambiare anche il modulo tattico. Te lo chiedevo perché comunque anche rispetto alle partite che abbiamo visto fino ad ora, isolando quella di ieri, magari abbiamo visto un po' tipo un gioco, no, noi la buttiamo avanti e poi là ci va, c'è Caraio, vediamo che succede. Sì. È così o no? No, non dovrebbe essere così, nel senso che è normale che bisognerebbe sviluppare un gioco, però come dicevo prima, secondo me sia le partite di Modena che la partita di ieri, ma anche quella con Lumezzane, dove secondo me abbiamo fatto una grandissima partita, potevamo vincerla molto più largamente, non magari agli ultimi 10 minuti. Però questo è un campionato, ripeto, secondo me molto difficile. Siamo andati a Modena, dove loro avevano comunque 4-5 giocatori che la stagione precedente erano titolari anche in Serie B. Ieri abbiamo incontrato una squadra che veniva da 2 vittorie e comunque secondo me è un ottimo allenatore, erano organizzati bene, giocavano tra virgolette a specchi, perché giocavano con 5-3-2 molto difensivo, cercavano di rischiare poco, lanciavano la palla avanti anche loro per non rischiare niente. Quindi se certe partite riesce a sbloccarle, come è capitato anche a noi nel primo tempo, poi magari riesce a fare tutto un altro tipo di gare. È normale che finché non riesci a sbloccarle e ti senti tra virgolette moralmente in dovere di andare a fare qualcosa in più per cercare di sbloccare la partita, c'è il pericolo anche di perderla. Invece secondo me abbiamo tenuto benissimo il campo anche ieri, soprattutto dietro, rischiando pochissimo, quasi niente, e portando a casa 2 pareggi che in questo momento potrebbero sembrare poco, però dal mio punto di vista è un buon punto di partenza per una squadra nuova come la nostra.